stanza vuota completamente e tante novità in arrivo, vado via dall'Irlanda e questo video è un po' per dire come mai, perché, cosa vado a fare, dove vado e spiegare un attimino quali saranno gli sviluppi del canale in questo arco temporale. Bene, partiamo dall'inizio, però prima di cominciare ovviamente ti ricordo che questo è Risparmio, io sono Pasquale e bentornato in un nuovo video. Che se è di tutto gradimento, ovviamente puoi farmi capire semplicemente lasciando un bel pollice in su, facendo tish, distruggendolo, e poi se sei di passaggio iscrivendoti al canale e cliccando sulla campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo che arriveranno. Prima di tutto una garanzia, i video arriveranno tutti in orario ogni martedì e ogni venerdì. Su quello non ci piove, o per meglio dire, qui piove sempre, ma sui video non ci pioverà. Questo perché mi sto portando avanti, oggi è il 31 gennaio e sto registrando tutti i video fino a fine febbraio. Sarà un tour de force quest'oggi, penso che andrò a dormire con delle occhiaie come se avessi guardato tutta la serie di Full Metal Alchemist Brotherhood in 2 giorni, che poi in realtà l'ho fatto, ma è un altro discorso. Bene. Comunque, questi i video saranno garantiti ogni martedì e ogni venerdì e per questo devo ringraziare anche Andrea, che mi sta aiutando tantissimo col montaggio e col caricamento. Grazie Andrea, sei veramente speciale. E poi l'unica cosa che non ci saranno ovviamente le live, perché io adesso dopo la registrazione di video smonterò il computer, lo impacchetterò e per cui non avrò possibilità di fare live di giovedì, neanche di mercoledì con i miei amici e neanche di domenica con gli altri miei colleghi. Vediamo se riuscirò a collegarmi via telefonino per la live della domenica, ma questo ancora non lo so, perché con un trasloco internazionale, perché è un trasloco internazionale, ci sarà un pochettino da fare, sarò un po' impegnato. Poi con un nano di un anno che ormai è libero come una farfalla, che cammina come Speedy Gonzales, il cane che ha con 2 zampe nella fossa perché è malato di cuore e devo dargli 300.000 pillole tutti i giorni, per cui credo che le live cercherò di lasciarle da parte. Io sarò in Italia, sì, tornerò in Italia dal 15, credo dal 15 di febbraio, questo è ancora da vedere perché non si sa mai con le restrizioni, poi molto probabilmente venendo dall'Irlanda devo fare una quarantena, per cui mi devo fare i miei giorni chiuso in casa e cercherò di gestire un po' la cosa tutto online, per cui vado in una casa che non è ammobiliata in provincia di Parma. Tra Parma e Reggio Emilia, però il paese è in provincia di Parma, ovviamente non vi dico qual è, per ovvi motivi di privacy, però dovrò ordinare tutti i mobili online, tutto quello che mi servirà online, gli elettrodomestici, per cui se avete qualcosa di usato e siete in zona, lo compro. TV, lavatrici, frigoriferi, Pasquale è qui per voi, per acquistare. E cos'altro? Beh, ovviamente i video non saranno attualizzati, nel senso farò dei video sui miei soliti classici canoni, REITs, investimenti, crescita personale, però ovviamente non seguiranno, vabbè che non l'ho mai fatto, non ho mai seguito il trend del momento, i vari GameStop, cavolate varie, perché non è nella mia indole, infatti si vede anche dal numero degli iscritti rispetto ai miei colleghi, che è la metà, però quello è un altro discorso. A me piace parlare delle mie cose, in fondo il canale è per me, è per portare avanti la mia esperienza, non è per portare avanti 300.000 iscritti cercando di prendere i trend del momento. In fondo anche il mio target di persone, ovviamente, cioè, essendo anch'io con un piede nella fossa, è un po' più adulto, un po' più vecchio, però ovviamente attiro anche persone della fascia d'età minore alla mia, per cui fra i 20 e i 30. A voi volevo dire, io non seguo quasi mai i trend perché non mi piace. Mi piace parlare di quello che è la mia esperienza, di quello che è il mio percorso. Ovviamente ci potrebbero essere una lentezza nelle comunicazioni, per cui magari nella risposta, nei vari commenti o nelle varie mail, capitemi, ovviamente sarà un mese di fuoco e sangue e comincerà adesso. Inoltre, in tutti i video successivi, questo dovrebbe essere l'ultimo in cui vedete il mio faccione che cresce a vista d'occhio, perché ovviamente adesso smonterò anche la camera, smonterò anche le luci, lascerò momentaneamente solo il microfono. Il resto dei video, gli altri 6 video che andrò a registrare, saranno tutti quanti senza il mio faccione. Sarò a registrare solo lo schermo, io farò solo un dubbing, parlerò sopra le immagini che andrò a vedere, registrerò il monitor del PC. Questo lo faccio per un motivo molto particolare, perché in questo modo riesco a portarmi avanti con l'impacchettamento, perché devo avere i bancali pronti per la spedizione per il corriere entro l'11 il 12 di febbraio, e vi posso assicurare che svuotare una casa grande come questa è difficile, perché non ci si è reso conto, e questo è successo prima appunto che io iniziassi questo percorso, che si è andato ad accumulare roba che non serviva. La maggior parte delle cose le stiamo regalando, vendendo, perché non ce le portiamo in Italia, però
Sicuramente da quando ho cominciato questo percorso non stiamo accumulando più niente, né elettrodomestici né cazzatine varie, e in Italia sarà così, non accumuleremo più niente. Però ovviamente quello che ho accumulato va dato via, va venduto, va buttato, va regalato, e ci vuole tempo. Bene, questo era più un video per aggiornare tutti quelli che mi seguono su cosa accadrà in questo mese, su perché potrei essere lento a rispondere a email e a commenti su YouTube, per quale motivo potrei essere assente un po' da Instagram. Già non lo uso tantissimo, però insomma questo è un altro motivo. Per quale motivo vedrete video diciamo che non sono forse in trend con il mercato di quel del mese di febbraio, però dovrei essere dal primo marzo full speed, anche se io spero che una volta tornato in Italia riesca ad avere le connessioni di internet e dell'elettricità il prima possibile, e per cui poter riuscire anche con le live a partire un po' prima rispetto a quello che mi sono posto. Però comunque volevo dare un avviso a chi mi segue con Costanza, non con l'amica sua che si chiama Costanza, con Costanza, appunto nel caso mi vedesse un po' poco reattivo rispetto al solito. Bene ragazzi, grazie per avermi seguito in questo video cortissimo, un po' esplicativo, diciamo non è un video dei soliti, però insomma volevo rendervi partecipi di questa avventura. Se riesco, ovviamente il telefonino ce l'ho ancora, magari cerco di postarvi qualcosina su YouTube, dei post con delle foto, o su Instagram sul percorso, perché il percorso andrà fatto in macchina per due motivi. Uno, perché non volevamo partire separati, io devo partire per forza con l'auto. Per quale motivo? Perché il cane è malato, non, di cuore, non può partire via aereo, mi devo fare la traversata per tutta l'Europa in auto. E ovviamente avendo la famiglia che poteva partire prima, però per evitare di fare un viaggio separato, facciamo il traghetto dall'Irlanda fino alla Francia e poi dalla Francia in auto fino alla provincia di Parma. Un bel viaggetto, ma l'abbiamo fatto già 5 volte. Anzi, siamo andati a Crotone, da dove vengo io, già una volta, e per cui Parma è molto più vicino, dai, si può fare. Grazie a tutti e buon proseguimento, ci vediamo presto con nuove live e ciao.